Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Maltempo e danni ieri in Liguria. Nell'imperiese una frana ha lasciato semi-isolate una decina di famiglie a Sanremo, ma i problemi maggiori si sono registrati nel Levante della regione. Sentiamo i particolari in un servizio. La pioggia intensa di ieri non ha mancato di creare problemi in diverse zone dell'Imperiese. Il guaio maggiore si è registrato a Sanremo, dove a seguito del crollo di strada privata Valloni sono rimaste semi-isolate una decina di famiglie che possono transitare lungo l'unica via di collegamento soltanto a piedi grazie a un passaggio realizzato a margine della frana da Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Sempre a Sanremo si sono registrate delle infiltrazioni nelle quattro sale operatorie dell'ospedale che hanno dovuto essere rinviati cinque interventi non urgenti in programma per oggi. Due sale sono state subito ripristinate, altre due lo saranno nei prossimi giorni. Una frana si è abbattuta in via Duca d'Aosta sulla strada per Poggio, con conseguente deviazione del traffico. A Ventimiglia si sono registrati allagamenti in via San Secondo. Il crollo di un grosso albero ha seriamente danneggiato tre auto in sosta in via Marco Celio Rufo. Allagamenti di alcuni garage anche a Diano Marina. La situazione più critica è stata nel Tiguglio, a Lavagna. Alcuni tetti di abitazione sono stati scoperchiati dal vento. Nove persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. La pioggia ha fatto esondare i torrenti Gromolo e Petronio tra Sesti Levante e Casarza e il San Lorenzo e Bisagno a Moniglia. Il fiume Vara è esondato a San Pietro e Borghetto Vara, dove si sono anche registrate diverse frane ed è stata sospesa l'erogazione del gas. A Castiglione Chiavarese una donna è rimasta ferita nella sua abitazione a causa di una frana. I vigili del fuoco l'hanno tratta in salvo passando dal balcone, in quanto la porta dell'abitazione è stata resa inutilizzabile dai detriti. La situazione per fortuna è andata migliorando nel pomeriggio. Per quanto riguarda la frana di strada Valloni-Tasciare a Sanremo, questa mattina è stato compiuto un nuovo sopralluogo del comune. La strada però è consortile e quindi la questione del suo ripristino potrebbe essere più complicata. Il punto sulla situazione con il consigliere Giuseppe Faraldi che ha preso parte al sopralluogo. Consigliere Faraldi, com'è la situazione sulla strada dove si è verificata, questa voragine? La situazione è costantemente sotto controllo e monitorata dagli agenti della Municipale di Sanremo. Infatti, da ieri sera è stato creato un presidio permanente proprio per monitorare gli eventuali possibili sviluppi del movimento franoso e consentire il passaggio in sicurezza degli abitanti della zona. Ecco, questa mattina c'è stato un sopralluogo e cosa è emerso? Sì, come previsto già ieri, stamattina c'è stato un sopralluogo degli uffici tecnici del comune. È emerso ovviamente la necessità di ripristinare al più presto il traffico veicolare per consentire il raggiungimento delle proprie abitazioni ai residenti del luogo, che ricordiamo essere circa una quarantina di nuclei abitativi. E il Comune è pronto a fare il proprio lavoro nel minor tempo possibile e sta concertando l'intervento con i residenti del posto. I residenti che restano isolati comunque. I residenti, sì, purtroppo restano isolati dal punto di vista viario. Rimane, grazie al cielo, questo passaggio per far sì che la zona non sia completamente isolata. Ecco, è un luogo molto difficile da raggiungere. Sì, come in alcune parti del nostro entroterra, è uno di quei posti che chi non è del luogo non lo conosce e quindi sfugge proprio ai più il fatto che ci siano queste località che sono molto belle, ma tante volte difficilmente raggiungibili. Il presidente Giovanni Toti e i tecnici della regione hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle zone del Levante Ligure maggiormente colpite dal maltempo. A farne il punto è stato lo stesso Toti. Sentiamo. Dal primo sopralluogo che abbiamo fatto ci sono stati certo danni. A Sesti Levante dovremmo lavorare sugli argini del torrente Petronio, quello che avete visto ieri con quella piena clamorosa che faceva impressione anche nelle immagini e che dovremmo consolidare. C'è un ponte probabilmente da abbattere, da ricostruire, una passerella pedonale. Abbiamo alcuni sfollati, varie famiglie a cui abbiamo già attivato i cosiddetti contributi di autonoma sistemazione, ovvero soldi che vengono dati fin dalla prima ora in cui si esce da casa per trovarsi un alloggio diverso fino a quando, e speriamo prestissimo,
poter tornare nelle proprie case. Abbiamo parlato sia ieri che oggi con il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, che come al solito ringraziamo, come ringraziamo i nostri volontari, tutte le divise dello Stato, tutti i funzionari dirigenti di protezione civile. Se in questi casi si organizza le somme urgenze, cioè quei lavori che sono indispensabili per togliere le frane dalle strade, per ridare agibilità alle case, per pulire ovviamente dove è arrivato il fango, e immediatamente i sindaci hanno le risorse per farlo, lo stiamo già predisponendo. Poi si predispongono i lavori di lungo periodo, come quelli che stiamo finanziando con il decreto di protezione civile avuto dopo la mareggiata dello scorso anno, cioè rafforzare le nostre difese costiere, rafforzare gli argini, costruire nuovi ponti che non intralcino. Guardate la differenza: quello davanti è un ponte nuovo, quello di dietro è un vecchio ponte, bello, in pietra, ma vedete che l'acqua sotto scorre molto di meno quando c'è la piena di quello in alto, quindi evidentemente fa un tappo che poi porta a esondare l'acqua. Oggi siamo in una situazione di relativa calma, è in corso una mareggiata importante, ci sono 4 metri di onda, nulla paragonabile a quello che abbiamo vissuto l'anno scorso quando le onde hanno superato i 10 metri, però c'è un mare in burrasca, quindi bisogna stare un poco attenti e continuiamo a monitorarlo. ARPAL Liguria ha emesso una nuova nota di allerta gialla per il Levante Ligure per pioggia. L'allerta scatta questa sera alle 22 e resta valida fino alle 15 di domani ed è legata al fatto che il territorio del Levante è già saturo di pioggia e le nuove precipitazioni potrebbero quindi dare origine a ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico. Le previsioni indicano pioggia ancora per domani associata a vento forte e mareggiate. Queste ultime continueranno a interessare in particolare il ponente ligure. Il maltempo proseguirà fino al pomeriggio di mercoledì. L'amministrazione comunale di Mendatica ha fatto sapere di aver già avviato una successiva fase di lavori per il completamento della strada di bypass di Monesi. L'intervento sarà quindi completamente ultimato grazie ad ulteriori fondi stanziati dalla Regione. Il servizio. Proseguono i lavori lungo la nuova strada di bypass di Monesi, lo ha fatto sapere il comune di Mendatica evidenziando che le opere relative al primo e secondo lotto dei lavori appaltati sono in via di conclusione e pertanto il tracciato della strada è completo e definitivo. Sono state terminate tutte le infrastrutture di attraversamento del Rio Bandite e del Rio Minore sul lato est. L'amministrazione comunale, grazie all'ulteriore finanziamento di 580.000 euro concesso dalla Regione, ha stabilito di procedere senza interruzione al completo dei lavori che porteranno alla totale asfaltatura del tratto stradale, alla posa delle barriere di sicurezza e alla realizzazione delle opere di reggimentazione delle acque e sistemazione dei versanti. I relativi lavori sono stati quindi già assegnati alla ditta esecutrice. Celebrazione solenne questa mattina per il 4 novembre a Imperia. Gli onori ai caduti e l'orazione ufficiale si sono tenuti in Piazza della Vittoria. Vediamo. Si è tenuta questa mattina a Imperia, in Piazza della Vittoria, la cerimonia ufficiale di celebrazione del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. L'evento, predisposto dalla Prefettura di Imperia, ha visto la partecipazione delle massime autorità locali civili e militari e di uno schieramento interforze che ha reso gli onori militari. Schierati anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma insieme ai gonfaloni della provincia di Imperia, decorato di medaglia d'oro al valor militare, e del comune capoluogo. La cerimonia si è aperta con l'alza bandiera sul monumento che ricorda i caduti al suono dell'inno nazionale. Sono stati quindi resi gli onori ai caduti con la deposizione di una corona d'alloro ed è stata data lettura del bollettino della vittoria della Prima Guerra Mondiale. A concludere la solenne cerimonia è stata l'orazione ufficiale tenuta dal generale di Corpo d'Armata degli Alpini in congedo, Giorgio Battisti, già comandante della Taurinense e protagonista di numerose missioni di pace all'estero in ambito NATO.
Parte dalla sala d'onore del CONI il battesimo ufficiale da parte di ACES Italia Europa alla presenza di Giovanni Malagò, il percorso di Italian Riviera, la comunità europea dello sport 2020, formata da 18 comuni della provincia di Savona che con il coordinamento dell'Unione Provinciale Albergatori fanno fronte comune in un progetto che vuole promuovere i territori attraverso un'offerta turistico-sportiva. A ricevere la bandiera in rappresentanza della community Angelo Belangeri, presidente dell'UPA, e l'assessore al demanio e all'agricoltura del comune di Andorra, Marco Giordano. Vediamo. L'Unione Provinciale Albergatori, coordinatrice di un progetto importantissimo che attraverso lo sport vuole promuovere il territorio e riunisce una ventina di comuni in provincia di Savona. Un obiettivo importante, ma anche un riconoscimento importante. Sì, un obiettivo molto ambizioso che sta avendo i suoi frutti, perché mettere insieme 20 comuni e farli ragionare sull'organizzazione del prodotto turistico sportivo sembrava un'impresa titanica, invece ci siamo riusciti grazie alla buona volontà di tutti. Devo ringraziare tutti i sindaci, tutti gli assessori competenti che si sono impegnati, hanno dato la loro disponibilità. Oggi siamo qua a ritirare il riconoscimento ufficiale a Comunità Europea dello Sport per l'anno 2020, poi avremo la cerimonia formale a Bruxelles dove ci sarà il riconoscimento ancora più ufficiale, diciamo così, che ci consentirà di avere la titolarità per l'anno 2020. Stiamo organizzando e preparando e proponendo, lo faremo tra qualche settimana, il programma delle attività, perché questo evento deve essere non il fine ma il mezzo per anno dopo anno costruire l'offerta turistica sportiva. Noi vogliamo utilizzare questo riconoscimento non solo per promuovere la nostra immagine e farci promozione, ma anche per costruire insieme ai comuni costantemente quello che deve essere uno dei punti cardine del portafoglio prodotti della nostra offerta turistica, il turismo sportivo. Lo si può fare soltanto mettendo insieme le risorse, mettendo insieme le idee, e questo riconoscimento ce ne ha dato l'opportunità e speriamo appunto che questa sia non la fine ma l'inizio di un lunghissimo e proficuo percorso. Dopo Andorra, Comune Europeo dello Sport 2018, un nuovo appuntamento con lo sport, occasione di promozione del territorio. Questa volta è la Community Italia Riviera, riunisce 18 comuni della provincia di Savona coordinati dall'Unione Provinciale Albergatori per fare sì che lo sport sia un'occasione di conoscenza del territorio. Tutti pronti per fare squadra, Assessore Giordano? Sì, sì, si vuole con la Comunità Europea fare squadra per portare gli sport di mare, gli sport di terra, i nostri sport antichi, tipo la palapugno e le bocce, l'outdoor, che ci dà modo di portare dei turisti sui nostri territori. Con tutto ciò verranno fatte poi delle competizioni professionistiche e poi competizioni amatoriali. Tutto facendo squadra fra i comuni, perché noi crediamo che l'unione dei comuni serva proprio per valorizzare i nostri territori e valorizzare i nostri prodotti. A evidenziare l'importanza del legame tra sport e sviluppo anche turistico dei territori, in occasione della cerimonia di Roma, Enrico Cimaschi, coordinatore di ACES per l'Europa per la Liguria. ACES Europa ha infatti organizzato l'evento e gestisce i riconoscimenti alle città dello sport. Il servizio. ACES Europa ancora una volta promuove un progetto importante nel ponente savonese, questa volta coinvolgendo l'Unione Provinciale Albergatori e 18 comuni della provincia di Savona insieme per promuovere il territorio attraverso lo sport. ACES Europa e diciamo Regione Liguria, perché tutto nasce dal protocollo di intesa su sport, salute e benessere, siglato da Sonia Viale a nome della Regione e ACES Europa, dove si è concretizzata le parole scritte nel protocollo, prima con l'arco del benessere e ora con il carico da 90, diciamo, di 18 comuni che prendono e portano avanti il discorso della zona di Bordighera, Valle Bona, Ospedaletti, per portarlo su tutto il ponente, cioè Ligure, e quindi diventare protagonisti in Europa per, non solo per lo sport a sé stante, ma sport come prevenzione, sport come stile di vita, come benessere, come essere cittadini a tutto tondo a 360 gradi.
Il 4 novembre è stato celebrato questa mattina anche ad Andorra, alla presenza delle autorità locali e delle scolaresche. Nel suo intervento il sindaco Mauro De Michelis ha ricordato, tra le altre cose, il sacrificio di Mario Cercello Rega, il carabiniere pugnalato a Roma, il carabiniere Vincenzo De Gennaro e gli agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo De Mengo, sottolineando l'alto numero delle cosiddette vittime del dovere. Vediamo. Siamo qui per celebrare con particolare convinzione il ricordo del 4 novembre, anniversario dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale per tutti noi l'occasione per orientare il nostro pensiero a un periodo storico pieno di dolore che ha segnato l'inizio del Novecento e determinato radicali mutamenti politici e sociali. Dalle terribili trincee del conflitto arriva a noi il monito di continuare a lavorare per difendere la nostra nazione e i solidi valori su cui è fondata. Questo è il giorno del ricordo e della riconoscenza per quegli uomini che si sacrificarono servendo la patria. È anche il momento della gratitudine verso coloro che anche oggi garantiscono quotidianamente l'ordine e la sicurezza. Donne e uomini in divisa, associazioni d'arma e di volontariato che silenziosamente, con preparazione e dedizione, si mettono al servizio dello Stato e dei cittadini, portando avanti i valori di giustizia, coesione sociale e unità nazionale. La Prima Guerra Mondiale è stato un conflitto drammatico che ha chiesto un altissimo tributo di sangue. Ma anche ai nostri giorni c'è chi presta servizio sulle strade, in missione di pace, nei teatri di guerra o nelle attività di controllo per cielo e in mare, rischiando talvolta perdendo anche la propria vita. Dall'anno 2000 ad oggi sono stati più di 700 i morti in servizio o in missione, una media di 35 ogni anno, uno ogni 10 giorni. Il Ministero dell'Interno conferma che dal 1961 ad oggi sono state ben 3.776 le vittime del dovere tra le forze dell'ordine appartenenti a qualsiasi reparto delle forze armate, della polizia e dei vigili del fuoco. Qualche mese fa ci siamo riuniti in questo piazzale per una piccola ma toccante cerimonia dove abbiamo intitolato questo spazio Largo dei caduti andoresi. Ricordiamo i nomi degli uomini che si sacrificarono per l'ideale di patria unita e libera. Questo spazio nasce dal dolore. Crediamo sia giusto oggi rivolgere un pensiero alla memoria di Mario Cercello Rega, il carabiniere pugnalato a Roma, al carabiniere Vincenzo De Gennaro ucciso durante un controllo di routine, al maresciallo capo dei carabinieri Daniele Ghione di Finale Ligure, che ha messo e ha perso la vita nella strada di Nassiria del 2003, agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego colpiti mentre compivano il loro dovere. L'elenco purtroppo sarebbe più lungo, molto lungo. Ricordiamo il loro impegno, esprimiamo vicinanza ai familiari e a quelli di tutti i caduti in servizio o feriti in patria, nei teatri di guerra e nelle missioni di pace. In occasione di Olio Oliva torna il tradizionale concorso fotografico per scuole e fotoamatori, promosso dal Circolo Castelvecchio di Imperia. Le foto dovranno essere presentate entro il 7 novembre e gli ulteriori particolari del concorso ci sono stati illustrati dal presidente del Circolo Castelvecchio, Pino Camiolo. Pino Camiolo, 25esimo concorso fotografico, una tradizione nella tradizione per Olio Oliva con il Circolo Castelvecchio, quindi dall'8 al 10 novembre le foto in esposizione, ma prima bisogna arrivarci a presentare le fotografie, giusto?
Sì, è la 25esima edizione, con Olio Oliva è una decina d'anni che collaboriamo e devo dire che io devo sempre ringraziare la Camera di Commercio, Enrico Lupi, perché da quando noi collaboriamo con Olio Oliva il concorso fotografico ha naturalmente fatto uno scatto maggiore e sicuramente la qualità di tutta la manifestazione è cresciuta. 25esima edizione, quindi foto devono essere presentate entro il 7 novembre, questo è molto importante, e naturalmente presso i migliori negozi di fotografia della provincia, oppure spedendole a Circolo Castelvecchio, Viale Europa 7, 18100 Imperia. Sempre divisione fra scuole e fotoamatori, quest'anno però anche con temi diversificati. Sì, tradizionalmente il concorso fotografico è riservato a fotoamatori e scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori. Però quest'anno abbiamo voluto un po' agevolare le scuole, perché abbiamo ricevuto alcune lamentele che alcuni titoli per le scuole, soprattutto quelle dell'infanzia, erano un po' troppo difficili e quindi li abbiamo separati. Per le scuole il titolo è Passeggiando tra gli ulivi, mentre per i fotoamatori è I borghi tra gli ulivi. Questo appunto, come dicevo, perché speriamo in una grande partecipazione delle scuole, che mi sembra ci sia, perché l'interesse è molto, abbiamo già ricevuto molte mail da parte di maestre, quindi noi speriamo che naturalmente le scuole partecipino in massa. E poi ci vediamo dall'8 al 10 a Olio Oliva per ammirare tutte le fotografie del concorso, votare anche da parte del pubblico, perché c'è anche questa tradizione per un premio in più. E poi il 10 domenica alle 10.30 invece in biblioteca la premiazione, la cerimonia ufficiale finale. Bravissimo, hai detto quasi tutto. Come tradizione, il pubblico che visiterà il nostro stand riceverà una scheda con la quale potrà votare la foto che preferisce e naturalmente poi questa verrà premiata con un buon acquisto di 100 euro. Noi quest'anno come dislocazione saremo sul Molo Corto di Oneglia, quindi tutti quelli che vogliono venire a vedere le foto possono venire allo stand del Circolo Castelvecchio al Molo Lungo di Oneglia. In conclusione, ma avrei dovuto farlo come prima cosa, io voglio ringraziare il Comune di Imperia, la Camera di Commercio e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Il MACI, Museo di Arte Contemporanea di Imperia, sabato ha ospitato la presentazione del libro Atlantide, viaggio alla ricerca della bellezza di Carlo Piano, scritto a quattro mani con il padre Renzo, architetto genovese di fama internazionale. Alla presentazione è intervenuto Carlo Piano. Vediamo. Io ci tengo a precisare che questo mio libro nasce da un desiderio di vendetta nei confronti di mio padre, perché da bambini ci portava sempre in barca per un mese senza farci toccare terra. Era un mese in cui si sognava la pizza, in cui si sognava la televisione, le ragazzine, ma lui invece ci teneva come mozzi, senza diritto di mugugno, come era ai tempi della Repubblica di Genova, in mare. E quindi ho avuto l'occasione di vendicarmi e in qualche maniera di sequestrare mio padre lungo questo viaggio, un viaggio che dura quasi un anno, e di averlo a mia disposizione per interrogarlo, per estorcergli anche i segreti, ma anche per fargli confessare quelli che sono gli errori che ha fatto nella sua carriera, perché ce ne sono. E abbiamo toccato alla ricerca della bellezza, alla ricerca di Atlantide, che rappresenta la città perfetta, come tutti sappiamo, la città che però è inarrivabile. Abbiamo toccato parecchi dei progetti che ha fatto in giro per il mondo, dal Giappone alla Nuova Caledonia, agli Stati Uniti, a Londra, ad Atene. E naturalmente questa bellezza, manca sempre qualcosa alla bellezza. È stato un lungo interrogarsi su questo argomento. Che dire ancora? Il libro bisogna leggerlo innanzitutto. C'è tutta la sua storia, perché ripeto, la barca è un confessionale, non si può scappare dalla barca. Infatti c'erano imbarcazioni veneziane, ma anche genovesi, le galere, perché è una galera, perché come fai, o scappi a nuoto oppure stai lì. E quindi ho avuto la maniera, insomma, di interrogarlo dall'inizio, dal Beaubourg, che è stata, non ci sarebbe Renzo Piano se non ci fosse il Beaubourg, fino ad Atene, fino agli ultimi progetti che ha fatto.
È una ricerca che è anche una ricerca ovviamente dentro se stessi. E niente, io spero che leggiate il libro perché credo sia interessante. Un progetto che nasce da una tragedia che noi Liguri abbiamo subito perché siamo rimasti tutti scioccati da quello che è successo a Ferragosto di 2 anni fa, sicuramente Genova, ma anche Imperia, perché il ponte poi collegava tutto il ponente con la Francia, eccetera. Però io sto vedendo, e questo sarebbe un miracolo, ma non è il merito soltanto di mio padre, che se tutto va come deve andare, insomma, in un paio d'anni questo ponte sarà ricostruito, che in Italia è una cosa, cioè un miracolo, veramente. Però è anche il segnale che quando vogliamo, noi italiani, tutti gli italiani, perché di questo ponte se ne fa un pezzo a Taranto, un pezzo a Trieste, gli operai vengono da tutta Italia, anche dall'estero, perché ci sono tanti, un cantiere, una Babele, no, ma è il segno che insomma ci lamentiamo sempre, ma quando ci mettiamo a farli le cose, riusciamo a farli. Ricordiamoci che noi a Genova, ma anche a Imperia, abbiamo costruito le navi. Ecco, e chi sa costruire le navi sa costruire tutto. Tradizionale premiazione dei maestri del commercio ieri mattina al Casinò di Sanremo. L'iniziativa, come sempre, è stata organizzata da 50 e più. Il servizio. Alla cerimonia al Casinò di Sanremo è intervenuta la vicepresidente nazionale dell'associazione Brigida Gallinaro. Allora, 50 e più, Imperia ha premiato gli imprenditori locali del commercio, del turismo e dei servizi con oltre 25, 40, 50 anni, è così? Esatto, ed è una bellissima cerimonia che ci rende tutti orgogliosi di queste persone che hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità. Come lei avrà sentito, ci sono situazioni molto molto difficili sul territorio, diciamo che in tutta Italia la situazione è difficile. Noi dobbiamo aiutare e sostenere queste persone perché il territorio possa continuare a vivere. Una luce che si spegne, un degrado per la città. Un riconoscimento prestigioso nato negli anni 70. Allora, la 50 e più è nata come FENA, come nel 1974, per volere della Confcommercio e di pari passo siamo andati avanti. Abbiamo 105 sedi provinciali e abbiamo 26 sedi all'estero. Un'associazione comunque che si occupa di eventi? Un'associazione che si occupa di eventi, del benessere dei nostri soci. E abbiamo il patronato Enasco che lavora per i servizi per tutti coloro che ne chiedono necessità. Con questo premio si dà merito ai commercianti locali? Esatto, noi cerchiamo di valorizzare un attimino la professione del commercio. In questo caso andiamo a premiare chi ha una costanza in quello che è l'attività commerciale. Arrivare a oltre 50 anni è una vittoria, insomma, per questo territorio. Sicuramente, anche perché, come ben sapete, la quota è 100, se 50 le lavorano ne restano ben pochi. La nostra provincia com'è messa? Non è messa molto bene perché noi abbiamo notato un calo nelle nuove attività spaventoso e soprattutto c'è stata una uscita di persone che avevano già maturato una certa esperienza e un certo discorso commerciale. Purtroppo è una realtà nazionale, ma noi che siamo al confine praticamente ne soffriamo un po' di più. Ecco, quando chiude un piccolo negozio, insomma, dispiace sempre. Sì, soprattutto perché secondo la nostra esperienza questi piccoli negozi facevano anche da presidio nelle città, nel senso che davano una sicurezza a chi si muoveva, c'erano delle luci, c'erano dei movimenti. Oggi purtroppo ci sono dei quartieri che sono completamente vuoti. Poco fa ho provato un pizzico di emozione nel premiare una signora anziana di una piccola valle. Sì, è una signora che ha della Valle Argentina, a metà Valle Argentina, ha un negozio storico che è chiamato il supermercato della valle, perché tutti quelli che gravitano in questa valle hanno come riferimento questo locale.
Il maltempo non ha fermato la fiera della zucca di Zuccarello nell'entroterra d'Albenga. Numerose persone hanno sfidato la pioggia per prendere parte alla manifestazione. Vediamo. Il sindaco di Zuccarello Pagliotto, operativissimo in tenuta di protezione civile per questa giornata che, nonostante il tempo non proprio dei migliori, comunque a Zuccarello ha garantito la festa. Sì, abbiamo avuto grandi rovesci di pioggia questa mattina, però la gente, come sempre, risponde sempre a questa fiera fantastica in questo borgo stupendo. Come vedete, ci sono tutti quelli della Proloco operativi che garantiscono delle prelibatezze e quindi la gente viene attratta sia dalle bancarelle, dal paese, dall'atmosfera, e quindi, anche se il tempo non è stato tanto clemente, si muove lo stesso e ci viene a trovare. Ravioli, torte di zucca ovviamente, ravioli di zucca neanche a dirlo, le frittelle, ma anche dei bellissimi panini con la salsiccia, quindi ce n'è per tutti i gusti, le patatine immancabili. Sì, un menù fantastico, hanno fatto tutto chiaramente a base di zucca, anche i panini, il pane è con la zucca, con le salsicce, ci sono i ravioli con la zucca, c'è il minestrone, ci sono le frittelle con la zucca, dolce e salate, poi ci sono le torte, le rocche, chiaramente il nostro diciamo dolce tipico del paese, insieme alla torta di San Bartolomeo, e poi vino a volontà e bibita a volontà. Siamo dimenticati la vellutata, che anche quella è qualcosa. Ecco, l'ho finita di mangiare poco fa e vi posso garantire che è veramente la fine del mondo. Dolce, salato, avete accontentato tutti i palati. Anzi, quest'anno forse anche le frittelle sono ancora più buone, il pane l'abbiamo migliorato, ci sono proprio i pezzettini di zucca al suo interno, e le crostate, ci abbiamo i prodotti d'eco che avevamo già detto precedentemente, le rocche e la torta di San Bartolomeo. Spero che assaggiate anche voi, che possiate dire la vostra. Buonissime, poi mi hanno detto che le rocche sono anche dietetiche, quindi guarda, fate per me apposta. Sì, sì, sono senza burro, c'è solo un pochettino d'olio, e farina e nocciole, molto semplici ma ottime, veramente. Una tira l'altra, come le ciliegie. No, è pazzesco, quando c'è il vassoio davanti non finisci più di mangiare. No. Quindi allora è meglio che ci spostiamo adesso, va? Andate avanti voi. È meglio di sì, perché pure le finiamo tutte con voi. Grazie mille, sempre che siete molto puntuali e disponibili. Grazie a voi, complimenti a tutta la squadra, Francia. E adesso il punto sui cantieri lungo la A10, Autostrada dei Fiori. Di seguito i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona confine di Stato. Tra Cevo e Millesimo, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Montezemolo fino al 6 dicembre. Tra Millesimo e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento della sicurezza del viadotto Tapello fino al 12 marzo. Tronco A10 Savona Ventimiglia confine di Stato, direzione Italia carreggiata sud, tra confine di Stato e Ventimiglia carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria del Monte dal 4 al 10 novembre. Tra Spotorno e Savona chiusura della corsia di marcia di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 4 all'8 novembre. In direzione Francia carreggiata nord, tra Savona e Spotorno chiusura della corsia di marcia sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 4 all'8 novembre. Tra Spotorno e Finale Ligure carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria Orco dal 4 al 10 novembre. Siamo giunti in chiusura. Grazie per averci seguito e buona serata.